Pier Sergio dov'è? Come? L'ultimo numero. Prego. Prima di incominciare, chi domenica tra i relatori e gli accompagnatori ha desiderio e piacere di venire a fare la visita in Beretta, l'organizzazione, ci troviamo alle 8:20 qua davanti, andiamo a prendere il pullman, per le 8:30 partiamo da qui per essere verso le 9:30 in Beretta a Gardone Valtrompia. La mia collega Francesca Oberti, come vi annunciavo stamattina, vi chiederà se i vostri alberghi possono diffondere la vostra carta d'identità. Chi non ha ancora registrato all'albergo può accordarsi con Francesca per la carta d'identità. Come vi dicevo, per entrare nella fabbrica Beretta c'è bisogno di registrarsi. Quindi sarà e poi passare da un metal detector, quindi ci saranno dei tempi morti un po' lunghi, se riusciamo ad abbreviare i tempi della carta d'identità facciamo prima ed è tutto tempo utile per la visita. Quindi Francesca ora passerà da voi relatori, per agevolarla, visto che conosce i nomi e vi ha sentito per voce, magari alzate la mano per dire che siete dei relatori e segnalate, dite vieni, vieni Francesca, così dai, lascio un attimo, prego. Chiedo solo chi sarà presente, così io spunto i nomi e poi appunto anticipo a Beretta, che ci ha invitato cortesemente, quali sono i nominativi e se possibile anche il documento d'identità. Iniziamo con la sessione pomeridiana. Il primo relatore di oggi è Stanislav Braty, specialista e conservatore delle armerie dei castelli della Repubblica Ceca. È un grande specialista soprattutto nell'armatura 4-500esca. È un grandissimo esperto della collezione Stense del castello di Konopiste, che ha conservato per tanti anni ormai, anzi a lui si devono i cataloghi più recenti. Oltre ad essere un grande specialista è anche un caro amico in redazione del bollettino Armi Antiche dell'Accademia di San Marciano. Ci parlerà delle armi lombarde nella collezione di Konopiste. Passo la parola a Stanislav, grazie di essere venuto. Grazie, grazie Marco. Buonasera. Scusate, io parlo francese, non italiano. Buonasera. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est pour moi très, je suis très heureux, je peux démontrer la collection de Konopiste en Italie, parce que c'est Castello Konopiste a Repubblica Ceca, ce n'est pas loin de Prague. Non, tous les l'armerie est italienne, et pour ça, c'est pour moi
très grand poste que je peux présenter son armerie à la maison. Bien. L'armerie en château de Konopiště est la plus grande collection d'armées en République tchèque et sa signification et sa valeur artistique sont parmi les collections les plus importantes du monde. C'est une collection unique à composer des collections des ducs de Este et Marquese Obici. La débute la collection à Ferrara. La première mention conservée de l'armerie d'Este remontée à début du XVIe siècle, quand en 1708, Alphonse Ier, duc de Este, a vandalisé l'inventaire des armes et des armures, mais il n'a pas aucune information précise de cet un document. À l'inventaire mention deux armées de guerre et deux pour tournoi, et aussi beaucoup les autres pièces, les casques, les cuirasses, dont une grande partie en est ornée d'orures. On peut donc supposer qu'il s'agit de pièces très fabuleuses à couteaux. Il existe des informations intéressantes sur le lieu des productions de chaque armure dans les enregistrements. Une grande partie a été fabriquée à Bologne, certains à Milan et à Naples. Revenons maintenant à la question de savoir à qui ressemblant l'armure des inventeurs de 1708. L'information sur la dorure est très intéressante. Jusqu'à présent, les armures sont conservées essentiellement lissées sans des fioritures. L'armure ornée de la production lombarde vers 1700 s'est trouvée dans la collection du musée des armées à Paris, auxquelles qui part sont dispersées dans les beaucoup collections mondiales. On peut donc supposer que la décoration a été faite dans ce style. La deuxième partie de la question et de savoir à qui ressemblent leur conception et si elle est différente de celle des armures classiques. Nous pouvons trouver la réponse directement dans les inventaires parce que toutes les armures sont, non, toutes, beaucoup, fabriquées à la style française. Mais qu'est-ce que c'est style française à fin 15e siècle? C'est question, ces questions. À mon avis, il y a avant, à première vue, une différence, cette armure à la française, à les autres normalement l'armure italienne. Je pense que étayé structurellement différente en base à partir sur la production allemande nord-alpine. Maintenant, nous allons revenir à la collection de Konopiště. De cette période jusqu'à nos jours, rien n'était préservé dans la collection de Konopiště. Il n'y a pas d'aucune... Une casque, celata, est plus équipée, remontée pour la crinière. C'est une petite toupe. Probablement un tournoi ou deux joues de théâtre. Une testière à la Tedesco, vers 1700. Et une part unique, l'armure de jambes. Ça, c'est... C'est une jambe, sont uniques pour beaucoup de choses. Pour première, parce qu'elles sont très très grandes. Si vous voir les autres, l'armure italienne, sont un peu petites, mais c'est une gambe, c'est très très grand, comme François Ier, c'est vraiment les plus grandes jambes
italien que je vois dans le monde. Bien. On pourrait supposer qu'ils agissent d'un ouvert italien à la française qui est si souvent inscrite dans les inventaires de 1708. L'armure des jambes, qui est absolument unique à son cannelé ruche, est plutôt typique pour des ateliers allemands. Sous des genoux, c'est ça, sous des genoux, est également décoré avec une décor grévée qui est aussi très similaire à la décoration de l'armure italienne de style à la Tedesco, par exemple à l'armure de Schwäbische Gmünd. C'est possible que ça, c'est une jambe, c'est possible peut-être à la style français. Depuis les temples de Duc d'Este à Ferrara, nous n'avons pas encore fait d'inventaire complet de la collection d'armures. Nous ne pouvons pas donc pas surveiller en permanence sa transformation en une collection de la Renaissance. Il est aussi également impossible d'identifier une armure de Konopiste qui était déjà certain à Ferrara. Le seul exemplaire qui est correspondant à la tour de l'armure de Alfonso XII de Este, qui date de la moitié du XVIe siècle. Cette armure était identifiée par la peinture dans une collection privée. Non. Oui, ça c'est similaire à ça, c'est Château Konopiste. Bien. Un moment. Bien. Cette armure a été influence par le style français qui est venu à Ferrara peut-être avec la femme du duc de Ercole XIIe d'Este, la princesse Renata de la France. Décoration de cette armure pouvons trouver à l'armure de Sébastien Wiener à Kunsthistorische Museum à Prague. Aussi, 6000 décorations, vous pouvez trouver, par exemple, à l'armure du duc de Montmorency, conservée au musée de l'armée à Paris. La prochaine étape est moderne. La mort d'Alphonse XIIe d'Este, en 1797, que le gouvernement de la famille d'Este se termina à Ferrara, la collection va à une autre ligne de famille, à César de Este. À César de Este, duc de Modena. Dès la période à Modena, les inventaires ont été conservés à partir de la fin du XVIIIe siècle. Oui, ici. L'inventaire de 1787 est le plus important et il a un rôle clé pour l'identification des objets aussi à Konopiste. Il contient un inventaire de la collection aristocratique des armures située dans le Palazzo Ducale à Modène. J'ai considéré cet inventaire très important car il décrit la collection ducale dans son intégralité avant l'invasion française de 1796, lorsqu'une partie de la collection a été volée ou détruite, il nous donne en même temps une image de l'ancienne collection d'Este. Selon cet inventaire, il est très difficile d'identifier des objets individuels, car la description est faite en général.
Cependant, si nous comparons des descriptions avec les exemples conservés à Konopiste, nous pouvons essayer de trouver plusieurs objets. Par exemple, en inventaire, vous pouvez trouver altra armatura tutta bollinata e listata di duratura, lavoro alla temina, a una arma nel petto. E seconda, altra armatura tutta compita riservata delle gambe, di riserva delle gambe che mancano tutta bollinata alla gemina listata per il lungo con durature. Per il premier, pour le premier, è une demi-armure pour tournoi à pied, dans centre de cuirasse, il a blason héraldique, oui, ça. Deuxième, il a armure pour le tournoi équestre de Campo Aperto, avec quelques pièces pour un cheval jambe réserve. Son trois chaffrons, sept rondes pour la lance, trois selles, petit chose. Il ajoute un ensemble de productions milanaises de la fin du XVIe siècle. À l'origine de garniture, était attribué au prince Carl Gesualdo da Venosa, qui était le mari de Léonard d'Este. C'est déjà vieille idée, mais parce que le blason de Carlo Gesualdo est très très différent. Cette identification est incorrecte. C'est assez blason de toutes les garnitures. L'identification des armureurs sont les parties de l'armure a été montrée de la garniture à la famille de Conti. Ça, c'est complète garniture que vous pouvez trouver sur l'amour à Konopiste. Le deuxième exemplaire d'inventaire, altra armatura con vita, guardavisiera alla spalla con guarnizione a bolino e dorata nel petto, ne siti fuori dalla guarnizione sparsa di piccoli gigli a bolino. A Konopiste, il s'agit d'une seule armure unique décorée avec des petites fleurs à lys, peut-être ça c'est un inventaire. Cette armure correspondant au travail peut-être de fabrication de Brescia, son propriétaire inconnu en les décors est très similaire à un exemplaire de musée de Ravenna. Et qui, oui, ça c'est Spina, Schiena, oui. Étape suivante, Cataio. En 1803, il est mort dernier marquis Tommaso degli Obisi et il a laissé derrière lui une grande collection dans le château Cataio. Il a nommé Ercole Rinaldo d'Este comme un héritier. Voici comment les armures de Digue d'Este et de Marquis Obisi ont été fusionnées. L'inventaire de l'armure de Château Cataio de 1806 en topographie sans détail précis et il nous donnait seulement un aperçu de la qualité et des types des armées et des armures. La collection à Konopiste contient l'armure attribuée à fondateur du château de Cataio, Ennio Pio Obisi. L'identification de propriété est basée sur la deux peintures romantiques, un château de Konopiste où Ennio Pio Obisi est représenté dans cette armure. Ça c'est. Mais la peinture, ce n'est pas très très détaillé. Pour ça, c'est une identification
ce n'est pas très correct. On dit que c'est une copie de peinture plus ancienne qui ne pouvait pas encore être tracée. D'après l'inventaire de 1803, dans un château Catayo, avant en réalité une armure pour chevalier et de cheval avec un bouclier ronde. Oui, c'est peut-être, il parle de c'est une armure. Cette armure pourra vraiment venir de Catayo, mais qui se sont une armure d'Ennio Appio Obizzi est encore peu concluant. Cette armure est très rare quand nous parlons de sa décoration et combine deux styles décoratifs. Il y a une décoration fine ligne dorée sur une surface polie en décoration florale en relief dans une variation colorée dorée et noire. Voilà, ici c'est un peu ce petit peu là, ce relief. Et les autres. C'est une armure unique pour un cavalier cheval accompagné de casque léger et une grande bouclier ronde. Ça c'est casque léger. Ça c'est casque léger. C'est une garniture. Les plus proches sont les casques du musée de Paul Di Pezzoli, Milano. Ici. Identifié comme état le travail de Brescia. Le décor de la ligne dorée se trouvait aussi sur l'armure du Museo Capodimonte à Napoli. C'est une partie de cheval. Bien. Dernière étape à Konopiste. La collection également subit beaucoup de pertes. L'une des premières fut la conquête de la moderne de la Napoléon Bonaparte, tandis que les autres auraient pu être le transfert de l'armerie de Modène à Catayo. Un autre déclin est enregistré à Vienne sur le temps de François XVe, dernier duc de Modène, où il était partiellement volé par falsificateur Sébastien Weininger, qui épruntait des pièces de l'armerie du duc de Este à Vienne et il fait des falsifications. Certains objets ont été complètement perdus. Pardon. Ici, par exemple, ici, échafaud de Konopiste, ça c'est échafaud de Konopiste, ça c'est échafaud de collection de musée Rothenburg ob der Tauber, peut-être travail Weininger. La collection de. Bien. La dernière étape de destruite s'y trouva déjà à Konopiste quand pendant la Seconde Guerre mondiale, il était fondé commandant SS. Une grande partie de l'armerie était transportée à RS Museum à Prague, puis dans la mine de Salzbourg à la fin de la guerre. La grande majorité est revenue au château, mais certains détails n'ont pu être retrouvés. Bien. Ici, pardonnez-moi, ça c'est la collection, peut-être vous connaissez la collection Les Armes Peintures, que la vieille idée était, c'est une collection, collection des armées, ancienne collection de Duc de Este à Ferrara. Mais je pense nouvelle idée que cette complète collection, c'est en 8 parts l'armure, il a de Château Catayo,
parce que là sont 30 cuirasses de peinte et l'inventeur de 1803 il écrit 30 cuirasses de peinte. Un ancien inventeur ne dit pas rien. Et pour ça, ma idée, c'est une complète collection, énorme collection. L'armure peinte sont de Castello Cattaio, non è, pardon, cambiare la lingua, ne sono pas de Château Ferrara, ancienne collection de Duc d'Este. Bien. Ici, c'est la identification qu'il reste à quelques parties de les armes de identification inventaire de Castello Cattaio. Bien, nous sommes maintenant à Konopiste. Ah, pardon, ici c'est vu pour l'armerie à Konopiste. La collection actuelle d'armées et des armures contient un peu moins de 5000 éléments dans l'armure et ses composantes occupant environ l'armure 820 éléments. Environ 92% peut-être de la production de les armures provient d'Italie. Les marques de production sont presque absents, ne sont pas. Les caches échantes et l'armure militaire commune, les plus souvent, ils ont une forme circulaire avec une figure de lion sans marque. C'est attributé peut-être du travail de Brescia. Les décors décoratifs correspondent principalement à les ateliers Lombardie, ou quelques à la française, comme l'armure d'Alphonse II d'Este. Bien. La collection d'armures contient 14 armures complètes, 35 demi-armures, dont certaines ne sont pas complètes, 50 chaffrons, 17 complètent l'armure pour cheval, pesant complète l'armure grand, et restait consisté principalement en des casques de partie avant des arrières de cuirasses, les autres pièces, les gants, les boucliers, et couverts de sel, etc., etc. Sur le nombre environ maintenant, 28 pièces sont placées ou conservées à un musée de l'histoire militaire de l'armée de la République tchèque à Prague. Ce fut dans une excurse très rapide dans la riche collection de du château de Konopiste. Merci beaucoup pour votre attention et peut-être à Konopiste pour la prochaine. Ringrazio Stanislav per l'intervento che a mio avviso è molto molto importante per tre punti, secondo me. Intanto questo stile francese, fino ad oggi l'unico accenno su stili tedeschi o francesi però realizzati in Italia è il vecchissimo studio di Thomas Gamber sulla storia di Milano, sul quarto volume, dove accennavano brevemente che le armature in stile more teutonico o stile francese potevano essere fatte a Milano. E Stanislav, in chiave moderna, contemporanea, ci ha ripresentato il problema della questione. E questo per me è un punto fondamentale. Ha anche, sempre su questo punto, il problema dei marchi.
La produzione italiana di queste armature che stilisticamente scusatemi, sembrano di altre aree è fondamentale, anche alla luce dei marchi che ci ha fatto vedere stamattina Jason sulle armi in asta e quelli già studiati in passato sulle spade, una percentuale minore, ma sotto scaglione crocettato ne troviamo tanti. Evidentemente le considerazioni fatte in passato a partire dal grande Boccia forse andrebbero ristudiate e riviste. Scusate. Quindi questo è un punto fondamentale che ha toccato Brati oggi. Un altro punto fondamentale, sempre a mio avviso, avendo anch'io condiviso l'esperienza di Stanislav di curare collezioni antiche, quindi pervenute dalle famiglie regnanti ai giorni nostri, è lo studio degli inventari antichi. Stiamo capendo, soprattutto in questa giornata, che solo lo studio stilistico ormai ha dei limiti. Uno dei supporti importanti, laddove abbiamo delle collezioni che ci vengono direttamente dal passato, sono i vari inventari redatti nei secoli. E Stanislav ci ha dimostrato che studiando questi inventari si può raccogliere una serie di oggetti sparsi per il mondo e quindi poter davvero raccogliere un nucleo di oggetti che stilisticamente a questo punto sono omogenei, però partendo da una base documentaria solida. E questo è un secondo punto molto importante. La cosa fondamentale è, e ritorno sul secondo punto, lo studio dei marchi, ma anche allacciandomi all'intervento di Giulia Igna di questa mattina, anche degli incisori. Noi ci stiamo accorgendo negli ultimi anni che sappiamo veramente poco della funzione dei marchi di fabbrica e approfitto anche della presenza di Silvio Leidi, sappiamo praticamente niente di come operavano gli incisori nel Cinquecento. Sappiamo che avevano dei cartoni, dei modelli, ma come questi circolassero lo ignoriamo assolutamente. Quindi ringrazio Stanislav per aver portato un altro elemento di novità, non solo sulla collezione specifica, ma un'indicazione di metodo. E questo è molto importante. Grazie. Simone fa una comunicazione di servizio. Dobbiamo avere i nomi di chi vorrà partecipare alla visita alla Beretta, quindi facciamo un rapido conteggio. Gianpietro Marchesi è in sala. Ok. Barbiroli verrà domenica? Perfetto. Roberto Gotti non c'è adesso. Riccadonna. È il padrone di casa. Giuglard. Gualtiero. Ci sei? No. Stanislav. Stanislav, scusa. Domani domenica per la visita Beretta ci sei? Ok. Bertolotto. Non c'è. No. Allevi. Nesti. Non c'è, arriva domani. Azzinari. Arriva domani. Ridella. No. Jason. Perso, Jason, dov'è? Non lo vedo. Ok. Troso. Viene domenica alla Beretta. Non lo so. Ok. Perché bisogna dare conferma entro un'ora. Grazie mille. Allora passiamo subito al secondo lavoro.
Pier Sergio Levi lavora da tanti anni alla collezione di armi del Castello Sforzesco di Milano. A lui si devono gli unici due cataloghi di questa enorme collezione, oltre a aver intrapreso da diversi anni la carriera, e troverete sul tavolo delle comunicazioni l'invito alla mostra che è in questi giorni al Museo del Risorgimento, la carriera di soldatinaio, o meglio, come ci piace definirla noi e gli amici del Museo del Soldatino di Calenzano, l'archeologia in scala. E Pier Sergio ha anche dato una novità ricostruendo in tridimensionalmente i quadri dei comandanti e dei generali di epoca napoleonica, quindi una ricostruzione in scala ma che riprende da tre dimensioni a quello che in realtà è un quadro bidimensionale, quindi con tutto lo studio uniformologico che c'è dietro. Venendo al suo contributo, Pier Sergio tanti anni fa aveva seguito la tesi di Caravatti su Pompeo della Cesa, tesi pionieristica su Pompeo della Cesa. Fino al vostro lavoro sapevamo poco o niente, ha accettato la sfida che gli ho lanciato, siamo amici da diverso tempo e quindi gli ho lanciato questa sfida veramente difficile che lui ha accolto con piacere, darci informazioni su Maestro del Castello a Tre Torri, di cui la ricerca si chiede ormai da credo più di 150 anni chi sia, e nessuno è mai riuscito a dare una risposta. Quindi ringrazio Pier Sergio per questa sfida, per aver accolto la sfida, e sono curioso anch'io di sentire cosa ci dirà oggi. Grazie Pier Sergio. Buonasera a tutti, grazie Marco di questa presentazione lunga e complessa, ma sì, è una sfida complicata, è una sfida complicata perché giustamente, come accennava Boccia anni fa, diceva di questo maestro del castello abbiamo molto, ma di documenti nessuno, quindi non abbiamo elementi certi sull'opera del maestro del castello, e questa è una cosa abbastanza strana considerando la quantità appunto di lavori eseguiti dal maestro del castello e soprattutto dell'importanza di alcune delle committenze di questo artefice. Perché non siamo riusciti a trovare finora nulla, non siamo riusciti a dargli un nome a questo personaggio, ma forse, e qua lo dico un po' provocatoriamente, ma Marco mi ha stimolato dicendo buttati, di quello che vuoi, e io dico quello che voglio, e allora, visto che siamo tra amici, dico perché probabilmente non abbiamo mai affrontato l'argomento dalla parte giusta, forse, chissà. Allora, io non do certezza qua, do solo dei dubbi, quindi sappiatelo, vi riempirò di dubbi. Però forse questi dubbi possono aiutarci a arrivare a trovare delle linee guida per delle future ricerche, che non siano quelle ricerche che per anni sono state basate su un discorso che diceva il maestro del castello è il prosecutore dell'opera di Pompeo della Cesa ed è un armaiolo milanese, e il castello che lui incide sui petti delle sue armature è il castello di Milano. Bene, giriamo la frittata, giriamo completamente la cosa e iniziamo da zero, iniziamo dall'unica cosa che conosciamo. Il logo, come chiamo io, del maestro del castello, perché non è una marca, non è un punzione, è un disegno riportato sul metallo. E allora mi sono concentrato su questo logo per capire com'è,
come è stato disegnato, come è stato pensato e soprattutto se tutti questi loghi sono uguali o hanno delle differenze. Ne porto, spero che si veda, che la qualità sia decente, ma perché questi loghi sono cose di pochissimi centimetri, quindi ingranditi così potrebbero perdersi. Ho diviso i loghi del Maestro del Castello in due tipologie, perché queste due tipologie tra loro sono già differenti. Ma vediamo di analizzarlo, questo logo del Maestro del Castello. Allora vi consiglierei di guardare l'immagine in alto a destra, che è incisa su un corsaletto conservato a Madrid, che è quella forse più chiara, più precisa e meglio conservata. Com'è questo castello? Beh, è organizzato con un paramento murario diviso da tre corsi di grosse pietre squadrate che appoggiano su un basamento, sembrerebbe anche leggermente scarpato, e poi sopra questo paramento murario spiccano alle due estremità, destra e sinistra, due elementi verticali che hanno la loro terminazione a coda di rondine. Eviterei i termini merli, ghibellini, guelfi, sono cose da storicismo ottocentesco. Parliamo di quello che è geometricamente leggibile. Quindi due elementi alle estremità che finiscono con una doppia punta, ma che sono aperte nel loro parte mediana da un finestrone, una porta, comunque un'apertura a tutto sesto, che riprende l'apertura a tutto sesto del grande portone che sfonda la parete muraria. Poi, se notate, i due elementi verticali sono uniti tra loro da dei segni appuntiti che sembrerebbero quasi riprendere dei merli. E la torre centrale non è messa in primo piano, ma sembrerebbe messa in secondo piano. E questa è una tipologia di castello, del Maestro del Castello. Più o meno identica tipologia, ma mi spiace, l'immagine non è particolarmente ben leggibile, ma se volete andate a vederla in museo, questa è il castello impresso sul petto del corsaletto della collezione Marzoli. La tipologia è esattamente la stessa, il paramento murario è suddiviso da tre corsi di pietre squadrate, appoggia su un basamento, le, tra virgolette, torri laterali sono identiche e c'è una torre centrale che, come sul corsaletto di Madrid, prevede nella parte alta due aperture rettangolari a finestra e un'apertura leggermente più in basso centrale, anch'essa rettangolare, che sul corsaletto di Madrid è leggermente lisa e non si nota molto. E queste sono gli unici castelli incisi sulle forniture sabaude. Sulle altri corsaletti dove viene riproposto il logo del Maestro del Castello, questo logo è differente. Se guardiamo quello del corsaletto del Pol di Pezzoli, la muratura è più alta e soprattutto è divisa in più corsi di pietre squadrate. La base è sempre leggermente scarpata, il portone è più piccolino, va appena oltre il basamento, le torri sono quasi identiche, la torre centrale è addirittura merlata a coda di rondine e presenta alla base un'apertura a tutto sesto, come il portone e come le finestrature, diciamo, delle due torri laterali, quindi ben diversa da quello che abbiamo nel corsaletto dei Savoia. Se guardiamo poi il corsaletto della Wallace, il castello cambia completamente. Il paramento murario è diverso, non solo, ma il basamento e il muro
è incorniciato da due redondoni, uno basso e uno alto, e le torri sono molto più slanciate di quelle che abbiamo visto finora. Quindi sono tre tipologie completamente diverse dello stesso logo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire molte cose, ma vuol dire forse niente, non lo so. Vi mostro quello che è la realtà dei fatti. Molto probabilmente i loghi sulle armature dei Savoia sono assolutamente identiche, perché quella è una produzione, diciamo, unitaria. I loghi del Maestro del Castello sulle altre realizzazioni sono diverse, forse per diversificare le produzioni e le committenze, o forse perché sono, non dico dei falsi, ma un tentativo di disegnare un marchio che è noto, riproporre un marchio noto. Bisogna pensarci, bisogna lavorarci su questo. Ma se è un castello vero, la domanda è il castello di Milano? A mio avviso no. Ma perché? Perché se una torre centrale c'era, una torre centrale, quella del Filarete, salta per aria nel 1521, non viene più ricostruita se non dal Beltrami nel 900, quindi nel 500 e nel 600 la torre centrale non c'è, e perlomeno non è così evidente, ma soprattutto le torri laterali sono torri laterali esterne, non sono sovrapposizioni sul muro come sono nel logo del Maestro del Castello. Quindi tutto è completamente diverso rispetto a quello che è l'immagine di quello che era il Castello di Milano nel 5 e nel 600. Senza contare poi le opere fortificate intorno, bastionate, che cambierebbero tutta la visione iconografica di questo oggetto. L'unica cosa che potrebbe in qualche modo ricordare il Castello di Milano è la torre centrale posta sul retro, che dovrebbe in qualche modo poter riprendere la torre di Bona, che è posizionata tra il cortile d'armi e la rocchetta. Però è un po', secondo me, un arrampicarsi sui vetri. Quindi questo, a mio avviso, non è il castello di Milano. È un castello, ma che castello? È l'idealizzazione del castello. E vi ho portato dei disegni di bambini, perché come io identifico un castello? Con un muro centrale, un bel portone e delle torri ai lati, e magari una torre centrale. Se guardate, l'iconografia è molto simile, sempre con quella differenza che anche i bambini, quando disegnano un castello, disegnano delle torri laterali ben precise, non dei merli alti appoggiati sopra il muro. Quindi che cosa potrebbe essere questa cosa, questo logo del castello? È veramente un castello o è un'altra cosa? È ad esempio una città turrita? E allora vi mostro altre cose. E allora di cosa potrebbe trattarsi se non è il castello di Milano? Allora, a mio avviso, le linee guida che potrebbero aiutarci è cercare, per esempio, una famiglia che abbia all'interno del proprio nome il termine castello, quindi castelli, castiglioni, castelbarco, castello qualunque cosa. E non a caso, ad esempio, lo stemma dei castiglioni mostra un castello molto simile al castello del Maestro del Castello. Ma non solo potremmo cercare tra le famiglie, ma potremmo cercare anche tra le armi delle città, soprattutto quelle città che producevano armi e armature. Non a caso Toledo e Burgos hanno nella loro arme un castello che non è il castello, ma è la città turrita. Quindi esattamente quello
che il maestro del castello propone, quindi un muro con delle torri che spuntano da sopra il muro. Addirittura, volendo essere provocatori, l'emblema della Spagna è Castiglia e León, e l'emblema è il castello, ed è un castello a tre torri. Ma e qua ci fermiamo sul discorso grafico del castello. Ma andiamo a vedere quell'altro elemento che diceva: il maestro del castello è un prosecutore dell'opera di Pompeo Dalla Chiesa. Io temo di dover andare contro le teorie del maestro, che credo un po' di noi tutti, che è stato Boccia, perché a mio avviso, dal punto di vista stilistico, ciò che è una parola che qua in questi giorni non è molto amata, però, se vogliamo giocare a fare gli stilisti o gli storici dell'arte o gli storici dell'iconografia, non lo so, insomma, i due trattamenti delle superfici tra Pompeo Dalla Chiesa e Maestro del Castello sono a mio avviso molto differenti. Il maestro realizza una rete geometrica, cioè in pratica organizza delle losanghe, dei rombi che sono chiusi da dei nodi, e queste losanghe sono realizzate con delle corde annodate a nodi di Savoia, mentre il Pompeo Dalla Chiesa ha un horror vacui, cioè riempie tutta la superficie di girali, e soprattutto i bordi che riuniscono questi elementi a girali che riempiono gli spazi non sono elementi rettilinei, ma sono elementi decisamente curvi. L'unico elemento, e soprattutto gli elementi che riempiono i campi, se nel maestro sono trofei e palme tenute da corone, in Pompeo sono delle figurine più o meno allegoriche messe all'interno di cornici mistiline. L'unico elemento che potrebbe legare i due artefici sono i nodi che tengono le reti, e sono un decoro centrale a quattro petali all'interno di un rombo con i lati concavi che finisce in nodi arricciolati sulla parte destra e sulla parte sinistra, e in due cuscinetti in alto e in basso traforati da puntini. Questo è, secondo me, l'unico elemento che unisce i due, ma è proprio un arrampicarsi sui vetri, qua mi sembra di essere Gatto Silvestro, insomma, non c'è molto se non questo. Andiamo avanti. Cosa invece mi sembra molto più vicino e apparentabile è la produzione di questo ignoto armoraro di Eugui. Scusatemi, ma io preferisco usare la parola armaioli, perché ci sono, armoraro ci sono troppe R, mi si attorciglia la lingua. Quindi, l'armaiolo spagnolo di Eugui realizza una decorazione molto simile, quindi una rete geometrica tenuta da nodi. Come è l'organizzazione geometrica dei decori del maestro del castello? Poi i decori all'interno sono un po' diversi, i nodi sono diversi, ma la tipologia di decorazione mi sembra molto più simile questa che non quella di Pompeo Dalla Chiesa. E proseguiamo e vediamo di dare un'occhiata, un'analisi più precisa agli elementi decorativi dei pezzi Savoia. Mi sono basato soprattutto sull'analisi dei pezzi realizzati per Casa Savoia, perché sono quelli più certi, e poi anche perché qua a Brescia ne abbiamo uno. E siamo sicuri che questo sia opera del maestro del castello. Allora, partiamo dal bordo, le cosiddette bordure stellate,
che sono organizzate con delle semistelle o semisoli raggiati alternati a semidoppie volute. Questo elemento che è ripreso su tutti i bordi di tutti i corsaletti e di tutte le parti realizzate per Casa Savoia, a un certo punto, sempre Boccia diceva, gli elementi disegnati a metà sono relativi a un tipo di fornitura, a un tipo di oggetto, quelli doppi sono da dedicare ad altre forniture. Io credo che questo modo di vedere sia abbastanza sbagliato, perché se guardate nell'immagine di sinistra l'ala uscente dal petto, trovate la stessa identica decorazione riproposta doppia. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che dove ho spazio per fare il sole intero e le quattro volute, io realizzo le quattro volute e il sole intero. Dove non ho lo spazio, io divido questa decorazione in due parti. O addirittura poi perdo la decorazione e vado semplicemente con un doppio filetto a contornare i miei elementi. L'altro elemento interessante della decorazione del Maestro del Castello per i Savoia sono le palmette che escono dalle corone. Ci ho perso un po' di ore e poi mi sono accorto che era tempo buttato, perché ho pensato, ma queste palmette che hanno l'elemento centrale che esce, come in questo caso, è a doppie foglie a destra e a sinistra, è un germoglio centrale, in effetti poi non è così uguale su tutta la decorazione. Allora, nella maggior parte dei casi abbiamo due foglioline uscenti dal centro, in altri casi abbiamo tre foglioline. All'interno della stessa decorazione sono quasi tutte a due foglioline, poi ogni tanto salta fuori tre foglioline. Tant'è che in maniera entusiastica all'inizio avevo detto, ci sono le decorazioni a due foglioline, ci sono le decorazioni a tre foglioline, ecco, quelle a due foglioline saranno di Tommaso, quelle a tre foglioline saranno di Vittorio e cose. E invece no, perché sia in una che nell'altra, adesso poi vi mostrerò, questa differenza, questo sbaglio, questo errore compare spesso. Tant'è che anche nelle palmette sforzesche succede la stessa cosa. Ci sono foglioline a due e foglioline a tre. Mettiamo da parte questa cosa e vediamo il Maestro del Castello e le forniture per i Savoia. Cosa succede? Succede che nel 1603 i tre fratelli di Carlo Emanuele partono per la Spagna, vanno a trovare i parenti in pratica e restano in Spagna un po' di anni. Qui li vedete ritratti tutti insieme, tutti i fratelli, i tre maggiori vanno in Spagna, gli altri restano in Italia. Filippo Emanuele muore subito dopo il suo arrivo in Spagna e gli altri proseguono la loro carriera. Qui sono ritratti appunto prima della partenza con armature, con corsaletti, tutti assolutamente identici, ma che non sono i corsaletti del maestro del Castello. Sono un'altra produzione, ma tant'è che anche tutti loro poi verranno ritratti, il padre e i due fratelli maggiori rimasti, verranno ritratti con corsaletti realizzati dal Maestro del Castello. Quindi vuol dire che a un certo punto il maestro realizza una fornitura per tutta la famiglia. Non solo per i due fratelli più grandi, ma anche per Tommaso Francesco, che è il minore,
il bimbo che abbiamo visto nel quadro di prima e di cui al Castello Sforzesco abbiamo appunto il corsaletto, di cui vi mostro solo la schiena perché purtroppo il petto nell'Ottocento è stato, diciamo, restaurato, brutalmente puciato nell'acido e l'acido ha in pratica cancellato quasi tutto, tant'è che poi nelle cronache viene citata sempre la schiena e mai il petto, proprio per nascondere il disastro. E qua li vediamo tutti e tre con corsaletti del maestro del castello con il motivo a rete che abbiamo visto finora. Prendiamo in esame il quadro più entusiasmante di tutti e tre, questo lavoro di Van Dyck, di una grande precisione, di una grande capacità pittorica e capacità riproduttiva. Siamo sicuri che questo corsaletto è il corsaletto ora conservato, anzi la guarnitura ora conservata a Madrid, perché gli elementi decorativi dell'armatura reale sono riprodotti con una grandissima precisione nel ritratto di Van Dyck, talmente preciso che quel discorso che abbiamo appena fatto delle palmette con due o tre foglie qua viene riproposto identico, e se avete voglia di guardare anche i trofei che sono disegnati al contorno sono esattamente gli stessi che sono riprodotti sul corsaletto di Madrid. Quindi un pittore assolutamente attento a quello che riproduce. Nulla qua è inventato, fin nel più piccolo dei particolari. E allora mi chiedo, Emanuele Filiberto si fa ritrarre a Palermo nel 1624 da Van Dyck, con questo corsaletto e con questo abito. Siamo nel 1624. La moda è cambiata. Questi pantaloni bassi, a pantaloncino scampanato, con quelle cinghie che vedete sotto, che non sono altro che delle giarrettiere per tenere in sede i gambali degli stivali, sono una moda del 1610. Qua vedete il futuro re Filippo IV che è riprodotto con la stessa identica costume di Emanuele Filiberto. Non solo ritrovate gli stessi pantaloni, non solo ritrovate la stessa giarrettiere che tengono in sede i gambali degli stivali, ma anche la gorgiera detta a mola di mulino, io preferisco chiamarla torta, è esattamente la stessa ed è una moda che nel 1624 non si usa più, anche la spada da lato tra l'altro è uguale, ma non si usa più perché lo stesso Filippo IV, esattamente nel 1624, si fa ritrarre da Velázquez con una gorgiera completamente diversa, con una gorgiera a disco, piatta, rigida, e non più con quella torta a incorniciare il volto. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che molto probabilmente Emanuele Filiberto si fa ritrarre con un costume e con un'armatura più antiche per celebrare un qualcosa. Sempre di Van Dyck abbiamo il ritratto del fratello minore di Tommaso, realizzato esattamente 10 anni dopo, ma in perfetto corsaletto da corazza all'ultimissima moda, con la gorgiera che sparisce e lascia posto al grande colletto bordato di pizzo, e quindi è completamente una tipologia di armamento e di costume diversa. Quindi sono passati 10 anni, c'è stata una grande trasformazione. Se guardate Emanuele Filiberto e Tommaso, sono due
tipi di abbigliamento guerresco completamente diversi tra loro, dove non solo ci sono 10 anni, ma ce ne sono, a mio avviso, molti di più. Quindi l'Emanuele Filiberto si fa ritrarre da Van Dyck per ricordare probabilmente un fatto importante. Qual è il fatto importante nella vita di Emanuele Filiberto? È quando nel 1610 viene nominato Grande Ammiraglio di Spagna. Ed è una carica di grande prestigio, soprattutto in una Spagna che ha possedimenti in mezzo mondo. Quindi molto probabilmente questo gruppo di corsaletti realizzati dal maestro del castello è molto probabilmente, quindi non vi do certezza, ma è molto probabilmente databile al 1610, anche perché il corsaletto che abbiamo al castello Sforzesco è per un ragazzino e nel 1610 Tommaso aveva 14 anni. Tutto sembrerebbe tornare, non solo, i due fratelli avevano 22-23 anni, quindi già uomini formati, e di conseguenza le guarniture di Madrid, che sono per un uomo non di grande statura, ben si adatterebbero a un ragazzo di 22 anni. Vuol dire che poi Emanuele Filiberto si fa ritrarre da Van Dyck, gli porta la sua armatura da ragazzo e si fa copiare l'armatura addosso. Anche Carlo Emanuele a quell'epoca ha 48 anni e più o meno coincide col ritratto che abbiamo visto prima. Ora proviamo a tentare degli abbinamenti. Sono stati tentati vari abbinamenti, qua vediamo quello che per molto tempo è stato pensato come un abbinamento plausibile, cioè i pezzi del maestro del castello conservati a Milano al castello Sforzesco, che sono in pratica la schiena, il busto ammalorato, i due spallacci e i due piccoli cannoni di braccio per un corsaletto da barriera, sono stati a volte affiancati ai gambali conservati all'Armeria Reale di Torino. Tutti gli elementi decorativi sono pressoché identici, se non per un piccolo, piccolissimo particolare, che è il cuscinetto dei nodi che contengono le reti. In questo caso il cuscinetto è decorato da 3 fori, da 3 puntini. Nel caso di Milano il puntino è uno solo, su tutta la decorazione. Quindi questi due elementi non sono assolutamente assimilabili. Non solo, quello che mi viene da pensare è che forse questi puntini possono raccontarci la differenza, oltre che tra armamenti diversi, anche tra personaggi diversi. Non vorrei che i puntini, 3 puntini, 2 puntini, 1 puntino, raccontassero gerarchicamente i 3 fratelli. Quindi il fratello più giovane ha una decorazione con un puntino, il fratello più anziano ha una decorazione con 3 puntini. È un'ipotesi, è un momento di entusiasmo mio, ma forse non è neanche così sbagliato. Di Emanuele Filiberto ne abbiamo già parlato a sufficienza e la guarnitura che è a Madrid è sicuramente sua. Ci sono i due elmi, uno a Pol di Pezzoli e l'altro in Armeria Reale, che sono stati in qualche modo abbinati e attribuiti a una fornitura per Vittorio Amedeo. Sicuramente a questi vanno aggiunti i gambali che abbiamo visto prima per quel discorso di decorazione che non coincide con il corsaletto di Milano, ma coincide con questi di Torino.
se non fosse che l'unico ritratto che abbiamo di Vittorio Amedeo con un corsaletto a rete, probabilmente del maestro del castello, propone un'organizzazione delle palmette completamente differente da quelle che abbiamo visto finora e che sono riprodotte sui due elmi, sia del Poldi che di Torino. Quindi, che cosa vuol dire questo? Vuol dire un errore del pittore? Sì, può essere, ci può stare, anche se io credo che i pittori di corte non si potessero permettere di fare grandi sbagli, soprattutto negli emblemi di famiglia, insomma. E quindi, secondo me, queste cose qua non sono per Vittorio Amedeo, se Vittorio Amedeo ha le palmette differenti. E arriviamo a casa, e arriviamo al corsaletto Marzoli, di cui l'amico Merlo potrebbe dirci molto di più di quello che posso dirvi io, se non giocare sempre con questi elementi unificanti di più parti, e quindi quelle, le due manopole che sono conservate al Museo Pol di Pezzoli, che hanno un elemento decorativo molto simile a quello del maestro del castello qua a Brescia. Una decorazione, tra l'altro, che si differenzia da tutta la decorazione che abbiamo visto finora, quindi abbandona la rete per dedicarsi alla lista, è un corsaletto sicuramente per i Savoia, perché sono ben presenti i nodi Savoia su tutta la decorazione. Ma se guardate attentamente il fiore che divide i nodi di Savoia sui listoni decorativi della manopola di Milano, sono delle margherite a otto petali, ma petali arrotondati. Quelli sul corsaletto di Brescia sono invece dei fiori con i petali appuntiti, quindi con una certa differenza dal punto di vista riproduttivo del fiore. Quindi, cosa vuol dire questo? Sono simili? Possono essere in qualche modo unificati? Non lo so. Si è tentata l'attribuzione di questo corsaletto a Carlo Emanuele, ma di Carlo Emanuele noi abbiamo un unico ritratto con un corsaletto a rete. Mi viene da dire però che questo decoro a liste è un decoro forse più vecchio di quello a rete. Quindi ci potrebbe stare che sia un corsaletto fatto per il papà, e che poi i figli e il padre in epoca successiva si facciano fare un corsaletto con un motivo a rete, che è probabilmente quello che va di moda in quel momento. Allora, abbandoniamo per un attimo i Savoia e andiamo a vedere altre reti non sabaude. Questo è il corsaletto da corazza conservato alla Wallace di Londra, dove capiamo che non può essere attribuibile a casa Savoia, perché i nodi non sono i nodi Savoia, oltre al discorso delle palmette che sono organizzate in maniera completamente diverse, ma questi nodi sono dei nodi ad alamaro a quattro volute che non fanno altro che riprendere le decorazioni messe di moda da Leonardo nella Sala delle Assi e poi diventate di moda per tutto il Cinquecento e anche per nell'inizio del 500, del 600. Quindi vuol dire che certi elementi di moda, e qui mi riallaccio al discorso che faceva l'amico Merlo prima, purtroppo non sappiamo niente o quasi degli incisori, e come invece sappiamo molto, grazie ai lavori dell'amico Silvio Leidi, sugli armorari che sbalzano, nulla o molto poco sappiamo sugli armaioli che incidono e sul loro rapporto con quello che è l'incisione del Cinquecento, che è invece un fenomeno di grande importanza e di grande rilevanza. E poi il discorso del marchio del maestro del castello, che già vi ho mostrato.
La cosa si complica in maniera terrificante, ma qua mi fermo, vi faccio vedere solo questo, perché Marco me l'ha girata, ed è il fatto che di maestri del castello ce ne sono che producono anche armi. E questa è una complessissima rotella con canne a ruote che ha sopra il manico che serve per tenere la rotella, impresso, punzonato, un castello a tre torri. Ma se ricordiamo i castelli a tre torri che abbiamo visto, soprattutto quello del maestro del castello, vero, diciamo, sabaudo, capiamo che il castello è differente, nel senso che il paramento murario è a più di tre corsi, il basamento è molto più basso, soprattutto c'è un ridondone che chiude il muro, a separare il muro dalle torri, e le torri hanno dimensioni e forme completamente diverse da quelle del maestro del castello. E allora, dopo tutta questa chiacchierata, dove arriviamo? Non arriviamo da nessuna parte, come è successo già un po' oggi, no? Abbiamo detto tante cose, ma senza arrivare a nessuna soluzione. Questo è un po' quello che volevo fare, cioè buttare un sasso nello stagno, forse più uno scoglio che un sasso. Però allora che cosa possiamo fare? Quali sono le conclusioni e dove potremmo prendere spunto per nuove ricerche? Intanto dal logo del castello, che non è detto sia di Milano, quindi dovremmo andare a cercare da altre parti, dove possibilmente cercare in una famiglia, magari anche milanese, che abbia nel suo nome il termine castello, in qualche modo trasformato, in un logo che potrebbe invece identificare una città e quindi la produzione di quella città, o un maestro che si fregia del marchio della città, e di conseguenza non abbiamo nessuna certezza che questo maestro del castello sia milanese, anche perché al momento documenti non ce ne sono. L'altra cosa invece che secondo me potrebbe essere un dato importante e base su cui lavorare è che, a mio avviso, realmente le guarniture del maestro del castello fatte per i Savoia sono da datare al 1610, quindi anche i documenti del maestro del castello non sono da cercare a fine 500, ma sono già da cercare all'interno del 600 e magari anche un po' più in là del 1610. E soprattutto mi viene da pensare che forse bisognerebbe analizzare i rapporti di Casa Savoia con gli armaioli spagnoli, perché secondo me qualche cosa potrebbe saltare fuori, se non una produzione spagnola, sicuramente un maestro che ha dei rapporti con la Spagna, o che è andato a lavorare in Spagna, o uno spagnolo che è venuto a Milano e poi è tornato, o se no i Savoia che si sono fatti fare le cose a Milano e poi se le sono fatte spedire a Madrid. Grazie. Devo dire che sono particolarmente contento perché hai vinto la sfida con la grande competenza di Pier Sergio Levi e la sua grande simpatia che non guasta mai. A mio avviso ha introdotto veramente un sacco di elementi, alcuni intuitivi e altri dei fatti. Prima di tutto a livello metodologico, e qui mi rivolgo soprattutto ai più giovani, il metodo, dubbi, non certezze. Avere il dubbio ci porta da qualche parte, le certezze ci bloccano e poi chi verrà dopo di noi ci smentirà brutalmente. Le intuizioni, una fondamentale. E mi ricollego all'ultimo oggetto che hai fatto vedere,
l'avevo ritrovato al Bargello, tipologia di arma mai censita, mai nota. Quando vedo questo marchio, conoscendo, avendo lavorato tanti anni in Armeria Reale, lo vedo il primo punzonato e inizio a venire il dubbio, ma di chi è? Lo studio di Pier Sergio che ci ha presentato oggi sulle caratteristiche tipologiche del castello, a questo punto aggiungerei, se mi permetti, tecniche, perché le altre sono incise e questo è punzonato, permettono, contrariamente a quello che ho scritto quando l'ho pubblicato, di escluderlo con un piccolo margine di dubbio, però mi hai convinto, dalla produzione del Maestro del Castello a Tre Torri. Quindi mi ha anche aiutato a correggere una cosa che ho già pubblicato. Poi non è detto, perché potrebbe essere anche una diversificazione di marchi all'interno della stessa produzione. Ma vedi, perché poi ha introdotto un altro elemento interessante su questo. Intanto, vabbè, non è il Castello di Milano, e qui sfatiamo un luogo comune che la Vulgata continua a ripetere. Ma l'immagine della città turrita, Simone, mi faceva notare mentre lo dicevi che ne abbiamo uno qui in queste lapidi uguale, ma ancora di più quelli che Boccia chiamava maestri del castello già del 400 e poi anche quelli del 600 che hai fatto vedere. Quindi, scusatemi, la città turrita è un elemento decorativo, simbolico, che potrebbe valere un po' per tutto, e questo è un altro intuizione che però inizia già a essere un fatto. Un'altra intuizione interessante, secondo me, e su cui meriterebbe lavorare, è simbolo di un cognome o di un luogo, e questo nessuno ci aveva mai riflettuto. Passo ai fatti. Quando tu parlavi di stile, mi veniva da riflettere, e mi consultavo con Simone, che quello non è lo stile, strettamente, ma è la tecnica. E la tecnica è un elemento più solido. Se due artisti, come denunciava già Francesco Di Giorgio Martini, possono imitarsi a vicenda, pur non avendo rapporti di scuola, bottega, parentela, la tecnica è individuale. Quindi raccoglierli prima di tutto sulla base della tecnica mi sembra più che un'intuizione di metodo, ma il lavoro che hai fatto è, scusate il gioco di parole, è un fatto concreto. Ho aggiunto agli elementi decorativi che non hanno poco o nulla a che fare. Non è mai omogenea la decorazione all'interno dello stesso pezzo, hai fatto vedere dei dettagli che confesso non ci avevo mai fatto caso. D'altra parte, la Vulgata, nonostante il lavoro tuo di Caravatti, continua a parlare di stile di Pompeo, quando avete dimostrato, al di là di ogni dubbio, che Pompeo non lavorava le armi. Anzi, Silvio Leidi tanti anni fa mi faceva vedere che Pompeo era pure analfabeta, quindi le sue firme probabilmente molto disordinate servono a e indicare la proprietà, la responsabilità. È un capocordata, come diremmo. Esattamente, adesso. Esattamente. E su questo tutti dovremmo usare molto di più la tesi che hai seguito di Caravatti. Dovrebbe stare vicino al gomito un po' più spesso di tutti noi sulle nostre scrivanie. L'elemento veramente importante, secondo me, che è una miniera di spunti è tirato fuori, è la datazione. Prima di tutto, e qui parlo ai restauratori, soprattutto ai più giovani, all'occhio ai restauri, perché l'acido distrugge tutto e poi non ci consente di leggere correttamente le decorazioni, i marchi, e quindi quello che poi è la base del nostro lavoro. Sì, perché avremmo avuto un terzo marchio da confrontare sempre sui Savoia. E non c'è distrutto. Più. Anche andando a cercarlo con la lente di ingrandimento. Poi dopo ti racconto una disavventura che abbiamo avuto anche io e Maurizio Arfaioli proprio a Firenze sull'uso eccessivo di acido. Elemento importantissimo che si rilancia anche un po', e questo è anche molto interessante, alla reazione di questa mattina di Giulia Igna, Van Dyck.
il realismo di Van Dyck. Possiamo prenderlo assolutamente alla lettera. E facevi notare, prima che lo dicesse anche Simone, che è uno specialista di spade, in effetti anche la spada è più antica. Certo. Quindi è tutto un completo più antico. Mi viene da dire che anche il quadro che abbiamo visto stamattina di Van Dyck è con un corsaletto più antico di quello della datazione del quadro, perché anche quel quadro mi sembra sia, se non ricordo male, 1600, anni 20 del 600. Giulia, Van Dyck, ritratto uomo d'armi, anni 20 del 600, no? Sì, mi sembra. 22-24. Però il corsaletto è più antico. Lui ha poi un collettino invece seicentesco, quindi c'è una strada. E per me è anche una soddisfazione oggi aver avuto due interventi che si basavano sull'opera di Van Dyck, quindi anche un discorso di metodo, anche qui avete dato tutti e due, su come si legge un'opera d'arte qualora ci sia un'arma o un'armatura. Su questa tua intuizione abbiamo altri fatti. Indossata per un'occasione speciale, e quindi a questo punto mi sembra che possiamo tutti prendere seriamente in considerazione di posticipare la cronologia del maestro del castello a Tre Torri un po' dopo il 500, quindi anche qui per future ricerche in effetti meriterebbe battere le, probabilmente non si è trovato niente, perché se è cercato nel 500 bisogna trovare nel 600. Quindi, anche qui hai dato una base di una precisione incredibile basandoti su altri fatti, l'età dei figli di Carlo Emanuele I. E questa è un'intuizione che ha una solidissima base documentaria e cronologica. Hai smontato alcuni degli insiemi tradizionali, che è un lavoro che nel nostro piccolo abbiamo fatto in questi giorni di riallestimento del Marzoli. Abbiamo ritrovato i pezzi sparsi nel deposito di armature, e non è un lavoro da poco, soprattutto quando c'è una lunga tradizione che le attribuisce insieme, quindi una vasta letteratura che lo dà come fatto. E l'ultimo elemento, secondo me, che varrà la pena affrontare, ed è un altro elemento di grande, non di grandissima novità, perché era stato ripreso nell'Ottocento. Credo l'ultimo che lo abbia citato nel catalogo dell'82 è proprio Giorgio Dondi, riprendere, e qui tu però lo dici dopo una serie di intuizioni e di fatti che ci hanno convinto, riprendere i rapporti tra i Savoia e gli armaioli spagnoli, soprattutto di Egui. Quindi io ti ringrazio enormemente, sono contento che abbia vinto tu la sfida, e spero proprio che tu o chi per te, o potremmo anche fare un gruppo di lavoro, certo, approfittando anche degli amici amici. Mattina, tirare su un gruppo di lavoro, un progetto su questo argomento, secondo me sarebbe meritevole di attenzione e di nota. Grazie per sé. Grazie a te. Ora la prossima relazione, l'ultima della giornata, è di Mario Troso. Basta staccare qua. Che non ha certo bisogno di presentazioni tra di noi. Mario Troso, oplologo e storico militare. Tutti noi ci siamo formati sul suo fondamentale volume sulle armi in asta. Credo che nessuno al mondo lo possa ignorare. Un paio d'anni fa il professor Troso ha riportato alla luce una tipologia di armi che è sempre stata sotto gli occhi di tutti, ma altrettanto ignorata da tutti. Il dardo, onnipresente nell'iconografia per tantissimi secoli. Mario Troso ha pubblicato un volume corposo,
dove raccoglie, come aveva fatto per il suo volume sulle Arminasta, fonti iconografiche, documentarie e reperti materiali, mettendoli a confronto. Nel numero di armi antiche, nel bollettino della Casa di San Marciano che stiamo dando a tutti i relatori oggi, c'è anche un suo articolo dove fa il focus sul sistema di lancio di questi dardi. E proprio al Marzoli, grazie a Mario Troso, siamo riusciti a ritrovare una piccola chicca che ci presenterà lui in anteprima e che oggi, per chi andrà nel museo, è in esposizione, l'abbiamo messa in esposizione proprio grazie alla sua segnalazione. Peraltro mi piace ricordarla per interposta persona tramite Simone. Quindi grazie Mario Troso, a lei la parola. Dunque, buonasera a tutti. Dardo, si sente bene, sì. Cosa sarà mai questo dardo, così misterioso? Magari oggi qui scopriamo qualcosa, chissà. Comunque leggo il mio contributo per evitare divagazioni e restare nel tempo assegnato. Anzitutto il dardo non è un proiettile da balestra, per il quale esistono varie denominazioni che cambiavano nel tempo. Bolzone, quadrello, moschetta, passatoio, verrettone, verretta. Ma non certamente dardo. Il dardo è denominazione unica per un'arma unica da lanciare a mano. Dardo è un'arma da lancio a mano dotata di impennaggio, come una freccia, ma è molto più grande, 2-3 volte, e a differenza della freccia non ha la cocca, perché non deve essere incoccato, e ha di solito 2 sole penne. Se l'impennaggio non c'è, non è un dardo. Potrebbe trattarsi di un giavellotto. Il pilum dei Romani, anche se arma da lancio a mano, non è un dardo perché è privo di impennaggio. Quindi impennaggio condizio sine qua non. Eccolo in sostanza il dardo, come risulta da questo disegno tratto da una miniatura del 1480 nel British Museum, è caratterizzato da un ferro con barbe e impennaggio di 2 penne. Lunghezza valutabile certamente superiore al metro. In italiano, francese, spagnolo e inglese esiste una denominazione precisa e ben distinta per dardo e giavellotto. In tedesco non pare esista. Vediamo dunque, prima lo spagnolo, dard jabalina, poi c'è il francese dard javelot, l'inglese dard javelin, l'italiano dar giavellotto, e poi abbiamo il tedesco, dove bisogna ricorrere a una combinazione, perché Wurfspieß sarebbe la lancia da lancio. Bisogna aggiungere Befiederter o Gefiederter, oppure Wurfspieß mit Flügeln versehen, cioè bisogna aggiungerli questo, facendo dell'impennaggio. Dalle ricerche che ho effettuato, il dardo è attestato in documenti scritti compresi tra il 76 d.C. e il 1608 e iconografici tra il IV secolo d.C. e il 1675, per un totale di 122 documenti. Oggi ve ne presento soltanto alcuni. Il dardo era usato per la guerra sia in terra che sul mare e per la caccia, uso generale dunque. Nel disegno a penna, che adesso vediamo, lotta tra il bene e il male, della fine del XII secolo, inizio del XIII, della biblioteca di Metz, Francia, andato distrutto nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Vediamo un campionario di armi, ecco, se vuoi puntare magari, arco, dunque abbiamo l'arco, la spada, la balestra, la picca lunga, la picca normale, quelle che vanno a finire contro il dardo, e armi da lancio. 2 tipi di dardo. C'è un dardo col ferro con barbe, che diciamo è il ferro di tipo classico, ma c'è anche il ferro con punta sottile, forse più adatto a penetrare tra le maglie. Ma ci sono anche dei semplici sassi. In alto a destra vediamo quello che tira fuori la pietra da quel sacchetto che c'ha, una specie di marsupio che c'ha davanti al petto. Un raro dardo lanciato è ancora in volo,
vera rarità, compare nell'affresco di Piero della Francesca, Arezzo, chiesa di San Francesco, del 1462-1463, perché in effetti non esistono, che io sappia al momento, altri dardi volanti. Il dardo che sta per essere lanciato compare nell'assalto a Ribodan, miniatura del 1475, riferita alla guerra dei cent'anni della British Library, dove i lanciatori si difendono con un piccolo scudo. Un dardo sta per essere lanciato, che sta per essere lanciato, compare anche in questo disegno a penna di Albert Dürer del 1515, disegno sul bordo del libro di preghiera di Massimiliano I d'Asburgo, monaco, Biblioteca Nazionale. Rappresenta contadini sulla sinistra contro la Zichenecchi a destra. Il dardo sta per essere lanciato dal lancio con zuccotto a squame di metallo ed è dotato di amentum mobile. Allora l'amentum fisso se restava in mano al lanciatore, mobile se partiva col dardo. Questo qui è un amentum, abbiamo visto che è un amentum mobile. Nel dettaglio si vede come era impugnato il dardo, vediamo il dettaglio, ecco. È il dito che trattiene l'amentum mobile. L'altro estremo dell'amentum è inserito sul termine del dardo. Leonardo da Vinci nel Codice Atlantico, 1478-1518, Parigi-Louvre, si è intrattenuto a lungo sul dardo e disegna tipi dotati di bastone propulsore. Ecco, si può puntare quel bastone propulsore. Vediamo il bastone che doveva aumentare, che Bartolo Rossola era per aumentare la gittata praticamente. E poi vediamo anche che c'è l'amentum, il quarto dardo fa vedere proprio il dito che sta agganciando l'amentum. Questo era Leonardo. Sulle navi da guerra il dardo era lanciato dalle coffe, come risulta anche dagli inventari inglesi, dove si specifica darts for tops. Venivano lanciati dalle... Questa riproduzione di una caracca a tre alberi del 1470 fa vedere sulla colla sinistra un dardo, diciamo uno per tutti, sta a indicare la presenza di dardi sulla coffa di sinistra, mentre sulla coffa di destra c'è un archibugio che rappresenta l'uso degli archibugi per tirare dall'alto delle coffe. Dalle regole et ordinamenta uffici gazzarie, Genova 1441, apprendiamo che tutte le navi con destinazione Gaza, colonia genovese in Crimea, sia da guerra che da cario, avevano in dotazione dardi da 30 a 15 dozzine, l'unità di misura allora era la dozzina, a seconda della portata. Esisteva anche il dardo incendiario, utilizzato nella guerra sia terrestre che marittima. Qui appare lanciato da cavallo, in questa xilografia di Peter Flettner, 1525, Veste Coburg, Germania. Nel dettaglio, lo vediamo meglio, la carica incendiaria è qui collocata sul retro del dardo, ma esistevano anche dardi con la carica incendiaria legata alla punta. Il dardo era molto usato anche per la caccia, lo vediamo qui in una partita di caccia finita male, perché il lancio raggiunge per errore Procri, compagno di Cefalo, e questo uno degli arazzi con la storia di Cefalo e Procri, personaggi della mitologia greca, tessitura di Bruxelles, 1530-1540, Musei Vaticani. Oggi dobbiamo constatare che il dardo è scomparso. Nessun museo che io sappia conserva un esemplare di dardo, nonostante fosse in uso per centinaia di anni. Oggi ci possono vedere superstiti di proiettili, di balestra, di frecce di arco, ma non di dardi. Al tempo, breve rettifica, perché in realtà è sopravvissuto un solo esemplare completo di dardo. Un dardo speciale perché è interamente di ferro, anche nell'impennaggio, e fa parte di un corredo da caccia per Filippo il Bello, arciduca d'Austria, della fine del 400. Si trova a Madrid nell'Armeria Reale. Presenta dei rebbi d'arresto subito al di sotto della punta, come nello spiedo da caccia, e un filetto elicoidale sull'asta, sulla parte centrale dell'asta, per l'avvolgimento dell'amentum,
in questo caso mobile, perché restava in mano al lanciatore. Poi sopravvive qualche parte di dardo incendiario della Mary Rose. A Portsmouth il Mary Rose Trust mostra l'asta e l'impennaggio di un dardo, entrambi di legno, manca il ferro della punta che è stato distrutto dalla salsedine. Questo dardo è stato trovato nel 1962 durante il recupero della nave da guerra di Enrico VIII, affondata nel 1546. Una caracca con quattro alberi, Mary Rose, di 700 tonnellate, con 91 cannoni, 185 soldati, 200 marinai, 30 artiglieri, totale 415 persone, dotata di 40 dozzine di darts for tops, quindi 40 dozzine sono 480 dardi. Questo dardo recuperato dal mare è definito dai ricercatori inglesi dardo incendiario. Lunghezza 2 metri e asta del diametro di 4 cm, quindi una bella dimensione. Nave Henri Grace-Adier. Questa nave è dello stesso tipo della Mary Rose, solo è più grande, quella 700 tonnellate, questa 1000 tonnellate. 69 cannoni, 700 uomini di equipaggio, 400 soldati, 260 marinai, 40 artiglieri, dotazione di 144 dardi e 136 javelins, secondo l'inventario del 1521. Quindi esistevano contemporaneamente dardi e giavellotti almeno a bordo di queste navi. Ho potuto ritracciare anche un ferro di dardo piuttosto usurato, ma certo corrispondente al tipo più comune di dardo da guerra. Punta acuminata a barbe, con profilo molto affilato, questo ferro di probabile origine italiana appartiene a collezione privata e assegnabile al 400. Il frammento ferro e legno è lungo 19 cm, il ferro 10 cm e mezzo, la gorbia circolare ha un diametro di 2 cm,2. Ma adesso, per arrivare ad un altro importante ritrovamento di una parte di dardo, vediamo come il caso possa governare le cose. Io ero in contatto tra il 2010 e il 2012 col direttore del Department Arms and Armor del Metropolitan di New York, Helmut Nickel, che stava effettuando studi su punte di freccia speciali. Aveva visto all'inizio degli anni 60 a Brescia, tra le armi della collezione Marzoli, una punta lussuosa che aveva pubblicato nel bollettino del Museo Nazionale di Praga del 1969 in un articolo in tedesco del titolo Böhmische Prunkpfeilspitzen, punte di freccia boema di pompa, che mi aveva inviato. Quindi io sono venuto a conoscenza, per caso, attraverso un bollettino praghese pervenuto da New York, dell'esistenza di questo ferro esistente a due passi da casa a Brescia. Nel vedere questa punta ho sospettato che oltre che una prunk spitze poteva essere anche il ferro di un dardo. Constatato però che non compariva tra le armi esposte nel museo di Brescia, l'ho fatto ricercare nei depositi, ma le ricerche furono infruttuose e l'ho pubblicato nel 2014 come probabile ferro di dardo, ricavandolo dal bollettino praghese senza averlo visto. Finalmente, per iniziativa del direttore dottor Merlo, è stato rintracciato recentemente, ho potuto vederlo e avere la conferma che si tratta di un ferro molto raffinato, nato con tutta probabilità per comporre un dardo, non sappiamo se da guerra o da caccia, ma vista la decorazione da caccia o probabilmente da impugnare come simbolo, ne parlo fra breve. Centimetri 14,3 d'altezza, gorbia circolare, alta 6 cm, di diametro 1,7 e larghezza massima tra le barbe di 7,3 cm. Risulta una corrispondente interessante tra queste misure e quella del ferro di dardo di collezione privata, per cui abbiamo visto soprattutto la larghezza da 7,3 e 7,2 rispettivamente e l'altezza della gorbia 6,4 e 6 qualche cosa rispettivamente. A questo punto vorrei che ci interrogassimo sul vero mistero del dardo, e salta fuori adesso il mistero, che
l'assunto di questo intervento ed è sempre attuale perché dopo la pubblicazione del mio studio ho trovato documentazione su nuovi dardi, ma il mistero è rimasto irrisolto. Ma spieghiamo perché mistero. Anzitutto ci riferiamo ad un periodo compreso tra la metà del 400 e la metà del 500. In questo periodo, oltre agli usi che abbiamo visto, dove ha valore la struttura, il dardo è utilizzato anche per un suo occulto valore simbolico e risulta impugnato come tale da personaggi di potere in situazioni varie, anche non belliche. Qui vediamo l'imperatore, il dardo impugnato dall'imperatore Massimiliano I d'Asburgo in riunione con i suoi consiglieri militari, incisione di Hans Burgmeier del Weisskönig, e qui in riunione con i suoi consiglieri civili, anche questa incisione del Weisskönig di Leonard Beck. Il Weisskönig descrive in prosa la vita dell'imperatore, scritta in parte da lui e in parte dettata al suo segretario. Sempre con valore simbolico, un dardo è impugnato dal duca Renato II di Lorena. Il dardo compare in oversight, è proprio in situazioni di questo tipo che assume l'oversight. Vienna, Biblioteca Nazionale Austriaca, acquerello, frontespizio del codice miniato Les Songes du Pastourel, poema allegorico in ottave del 1515 che esalta i successi del duca contro Carlo il Temerario di Borgogna. Ecco, anche Massimiliano, le illustrazioni che riguardavano Massimiliano sono del 1515. In questi tre casi il dardo sostituisce dunque la spada. Sempre con valore simbolico, è dato in mano a personaggi di fede, in mano a San Giorgio nel dipinto del 1490 di Francesco Raibolini, detto il Francia, parla dei Manzoli, Pinacoteca di Bologna. Ancora in mano a San Giorgio, questa volta a cavallo, con il dardo in azione, mentre effettua la carica, incisione del 1520 della Royal Academy of Arts di Londra. In questi due casi il dardo sostituisce la lancia. San Giorgio non ha più la lancia, ma ha il dardo. Da notare che il personaggio di Cefalo, che abbiamo visto prima, quello che poi ha ferito per accidente la moglie del precedente razzo, aveva ricevuto in dono da Diana la lancia che non sbaglia colpo, e non un dardo come risulta dalla razzo. Quindi questa sostituzione trova un altro appoggio. Ma il dardo spodesta anche la falce perché è messo in mano alla morte. Vediamo una tipica rappresentazione della morte con falce su questo affresco della fine del 300 di Lucignano, vicino ad Arezzo. Ma ecco il dardo, la morte con dardo in Francia, metà del 400, dal libro d'ore ad uso di Parigi, Biblioteca Nazionale di Parigi. Il dardo in questo caso è dotato anche di aumentum fisso, lo si vede dove c'ha la mano in alto, e c'ha il dito infilato nell'aumentum. Naturalmente poi l'artista, sbagliando, ha dipinto il dardo con la cocca, in fondo se vedete gli ha disegnato la cocca, che non può avere, perché il dardo non deve essere incoccato e quindi ha sbagliato. Nella miniatura di Christine de Pizan e Pietre Dotea, dove descrive l'educazione pratica e spirituale di un giovane cavaliere, anche qui compare il dardo, in più esemplari, ma anche questo qui però con significato della morte che incombe sui poveri, sulla povera umanità. In questi due casi ultimi che abbiamo visto, il dardo sostituisce la falce. Domanda che si pone: perché il dardo invece della spada, della lancia, della falce rispettivamente? Che cosa spinge a questa sostituzione? Sostituzione che anche uniforma, prima il principe aveva la spada, il cavaliere e il santo la lancia, la morte e la falce, ora tutte e tre queste categorie sono raffigurate col dardo. Domanda: è un intervento esclusivo di artisti, una consorteria estesa in ambito internazionale, che introduce l'arma soltanto come invenzione grafica e la pone in mano al detentore di potere graficamente, anche se in realtà non lo usavano? Così potrebbe essere accaduto anche nel Weisskönig, visto sopra?
Oppure il dardo è stato veramente in uso di principi, di detentori di poteri in genere, che ha condizionato poi anche gli artisti? Vediamo, dicevano gli artisti, che i principi usano il dardo come simbolo di potere e noi lo inseriamo nelle nostre opere dove è rappresentato il potere, oltre che il principe, il potere, oltre che il principe, il santo che aveva il potere dei miracoli, la morte che aveva il potere di togliere la vita. Quindi fin qui tutto bene, abbiamo visto due alternative possibili. Quello però che manca è il perché, e torniamo all'inizio, perché Massimiliano d'Asburgo si mostra con il dardo in mano, e cioè perché il dardo diventa simbolo di potere? Le Goff scrive, nel pensiero medievale ogni oggetto materiale era considerato come la figurazione di qualcosa che gli corrispondeva su un piano più elevato e che diventava così il suo simbolo. Quindi il dardo, simbolo di potere, ma perché? Perché va a sostituire altri simboli? Il mistero resta, ma forse qualcuno già oggi, qui adesso, chissà, potrebbe avere una risposta. Nell'attesa saluto tutti con un abbraccio cordiale. Il metodo di Mario Troso, come ci aveva abituato molto bene con l'arminasta, è veramente strutturato. Anche alla risposta della domanda cos'è il dardo è partito dalla nomenclatura bilingue, e di questo, soprattutto per chi fa il mio lavoro nei musei, e i ragazzi che mi hanno aiutato l'hanno patito sulla loro schiena, le traduzioni dei termini tecnici sono spesso un incubo. Quindi i suoi lavori ci hanno aiutato enormemente a velocizzare e a fare precisamente i lavori di traduzione, e questa è una cosa che credo che tutta la comunità degli oplologi, non solo italiani, debba renderne grazie. Ha dimostrato che è un'arma onnipresente, onnipresente in tutta l'iconografia antica, a partire praticamente dai primi secoli del Medioevo. Certo. E, ci sono anche documenti scritti che qui non abbiamo potuto vedere perché... Certo. Partono addirittura dal 70 d.C., la guerra giudaica. Ecco. Quindi è un'arma che ha una vita lunghissima. E la cosa veramente interessante, che era una mia vecchia passione rispetto anche al lancio di pietre sia a mano che con le fionde, mi ha riacceso questo mio vecchio filone di ricerca, affiancano senza alcun problema anche le armi da fuoco. Quindi anche, e questo mi riallaccio a una parte della nuova esposizione che abbiamo fatto in museo, che è stata la volontà proprio di documentare che molti secoli hanno la prevalenza di una tipologia di armi, 400 l'armatura, il 600 l'arma da fuoco, ma le altre armi continuano a coesistere. E questo in particolare lo trovo molto significativo sulle armi da lancio. Anni fa mi ero occupato proprio delle pietre, delle fionde, ma devo dire ancora di più sul dardo. Sul dardo è usato ancora in epoca, e abbiamo visto anche la complessità della guerra navale, è usato anche nell'epoca dei cannoni ormai in bronzo. Quindi un'arma che con una tecnologia semplice, che continua però a essere probabilmente per affidabilità e robustezza, continua ad affiancare anche le più moderne armi da fuoco. E questo ci ha dimostrato che non è solo un'arma da guerra, e non è solo un'arma da guerra terrestre, ma anche un'arma da guerra navale, ma anche un'arma da caccia. E ha dimostrato con le tipologie di oggetti, e ringrazio ancora per averci dato la segnalazione del dardo nei depositi Marzoli, quando è arrivata la segnalazione sono proprio corso in deposito a cercarlo, e in effetti era in una posizione un po' scomoda e lo poteva riconoscere solo un oplologo, ma gli elementi tipologici comuni che ci aiutano
dei frammenti superstiti, che mi pare siano abbastanza pochi, quindi sono oggetti di enorme rarità, ma che ci aiutano poi a leggere l'iconografia. Come il caso governi le cose, lo ha dimostrato ampiamente in questa piccola vicenda, l'ipotesi concreta sul nostro dardo, come nell'immagine di chiusura, guerra, caccia, ma soprattutto rappresentanza di un'arma d'uso, come ce ne sono tante, anzi la maggior parte, ma che assume quindi, e anche per il suo lungo impiego, probabilmente per questo, che assume anche delle forti valenze iconografiche. E ha dimostrato anche che queste grosse valenze iconografiche hanno una fortuna simbologica in allegorie dei diversi significati. Quindi a un certo punto le armi e gli oggetti che tradizionalmente sono in mano ad alcune allegorie, a un certo punto o in alcune circostanze, hanno tutto il dardo. E questo è un elemento che, come ha detto Mario Troso in chiusura, meriterebbe in effetti di essere approfondito e studiato. Noi in questi giorni ci siamo un po' convinti che ormai, se non lavoriamo in equipe, quello che può fare uno studioso solitario ormai è già stato fatto. Quindi ringrazio ancora Mario Troso per aver lanciato di nuovo questo segnale, questo metodo di lavoro, di circolazione delle informazioni e di unione delle competenze. Teniamo presente che finalmente per la sua iniziativa viene esposto in un museo italiano finalmente un dardo. Sì, e l'abbiamo messo... Una parte di dardo almeno. Purtroppo quello abbiamo, ma poi vedrà, l'abbiamo messo anche nel punto centrale di una vetrina proprio in Bella Vista, in modo tale che la luce, un po' inclinato, possa far leggere meglio le decorazioni che ha sopra. E di questo siamo debitori a lei. Grazie doppiamente sia per l'intervento sia per la segnalazione. A questo punto aprirei il dibattito, quindi se ci sono domande, il gelato per cortesia. Renato Gianni Ridella. Grazie. Dunque, io volevo fare una domanda a Stanislav Arbaty relativamente alla decorazione di un'armatura dove si parla di un membro della famiglia di Conti. Prego Stanislav, vieni pure. E dunque, la famiglia di Conti, ne parlerò domani, è una famiglia di fonditori di artiglieria di bronzo veneziana. Quindi sono anche impegnati artisticamente, perché uno di questi componenti di questa dinastia fonde una delle vere di pozzo nel palazzo ducale. Però mi chiedo appunto a che livello uno di questi fonditori di grossi manufatti in bronzo potesse dedicarsi invece alla decorazione in piccolo di un'armatura. Grazie. In italiano, scusate, sì, io sono molto molto felice, cioè, io trovo persone che sono occupate di famiglia Conti, perché tutto tempo, cioè, io conosco questa armatura. Она была как Карло Джезуалдо. Да, но потом... Нет. Пардон. Арматура
tutto tempo tu ti pensi, cioè questo è armatura dell'etera, di amore, di Eleonora, sono molti studiosi, cioè, trovare sinfonia nella sua decorazione, no, non prende tutti i pezzi nell'armeria, nell'uno garniture. Ah, nella garnitura per campo aperto non ha lo stemma come corsaletto a piede, no, armature, salle, lance e tutte le altre parti per campo aperto sono con la stemma di questa famiglia. No, sono molto molto difficile trovare famiglia nobile nella Repubblica Ceca, in Italia, trovare persone ci è occupato, perché questa famiglia, questo stemma è un po' segreta, io non trovo, solo nel Museo Diocesano sono lo stemma nella sala di di armature di questo, io penso c'è, sì, se più tarda, ma se unico, e anche io trovo questo stemma nella una stampa del Museo Stibert, dove famiglie nobile, ma non so c'è questa armatura dorata per che la persona di questa famiglia. Aspetti un attimo. Non avevo capito che si trattava di uno stemma di famiglia, avevo pensato piuttosto invece a un intervento di un dei conti sulla decorazione. Quindi si potrebbe vedere se gli stemmi dei conti di Venezia, che però non sono nobili, si può apparentare a questo stemma sull'armatura. Va bene così. Ci sono altre domande da parte del pubblico? Grazie, buonasera a tutti. Io avrei una domanda per Alevi. Vorrei chiedervi se nella sua ricerca sul maestro del castello ha considerato un documento che viene pubblicato da Angelucci nel catalogo del 1890 dell'Armeria Reale, scusate, agitazione, dell'Armeria Reale di Torino, che è praticamente un pagamento all'armoraro bresciano Orazio Calino, in cui si parla proprio di un corsaletto per la Spagna per Emanuele Filiberto. Ecco, questa è la mia domanda. Sì, sì, certamente, però quell'attribuzione è stata già abbandonata da tempo, quindi ho cercato di rivedere tutto sotto una luce nuova, però è abbastanza interessante questo discorso di agganci sempre con la Spagna, quindi probabilmente la traccia spagnola è da guardare con attenzione. Altre domande? Sì, non è veramente una domanda, ma è una considerazione per dottor Allevi. Se può aggiungere alla lista delle famiglie che hanno la città turrita come simbolo, la famiglia Davalos. Che no, non ho capito, scusi. È la famiglia non... Davalos. I? La famiglia Davalos. Ah, certo. Sì, sì. È tutta una ricerca da iniziare. L'unica, non l'ho vista nella lista che ha messo lì. No, io ho portato solo alcuni esempi, tanto per dare delle indicazioni su dove si potrebbe andare a parare. Ecco, okay. Ci sono altre domande o aggiunte? Okay. Il solito. Giusto per lanciare un altro sasso, sempre per quanto riguarda il maestro del castello, unite a questi... ricerche archivistiche e sullo stile e documentaristiche, non si potrebbe a questo punto, visto che ieri è stato intavolato il discorso,
cominciare a fare anche delle ricerche dal punto di vista scientifico, di analisi, delle tecniche di lavorazione su questa tipologia di armature per caratterizzare una tipologia di lavorazione rispetto ad un'altra? Nel senso, se i maestri spagnoli, che magari abbiamo con certezza qualche pezzo attribuito a qualche spagnolo, utilizzavano un certo tipo di lavorazione sui pezzi di armatura, magari differente da quella dei milanesi o diversificata per certi tipi, non so, qui si parla di agemina ad esempio, gli intarsi, come venivano eseguiti, come veniva battuto l'oro, o, cioè dal mio punto di vista, unito alla ricerca diciamo archivistica, al giorno d'oggi dovrebbe esserci tutto questo filone di ricerca scientifica e tecnica sulle armi antiche che aiuterebbe maggiormente a identificarle, magari potrebbe essere un punto a favore o smentire le ipotesi fatte precedentemente o mettere più confusione ancora. No, questo è sicuramente un'idea intelligente, interessante e che va approfondita, e forse ci aiuterebbe anche a capire un po' meglio tante cose, perché in effetti forse la tecnica di lavorazione di alcune manufatti è più importante dello stile. Provoco, nel senso che lavoriamo sempre molto su discorsi stilistici. L'armaiolo X fa i suoi lavori con quel tipo di decoro e quindi quel tipo di decoro stabilisce che quello è il lavoro dell'armaiolo, ma io penso in maniera credo abbastanza diversa, e cioè che l'armaiolo è un artefice di una commissione, quindi c'è un committente che chiede un oggetto, e quel committente probabilmente, oltre a chiedere l'oggetto dal migliore realizzatore in quel momento, chiede al miglior realizzatore del momento un oggetto che sia alla moda che a lui interessa. Quindi probabilmente questo discorso di legare lo stile agli armaioli è un po' da rivedere, perché credo che il lavoro di Pompeo Dalla Chiesa per certi versi ci aiuti un po' in questo. Se io ho una committenza che mi chiede un determinato tipo di decoro, io faccio quel decoro. Io sono magari bravissimo a fare i decori a rete, ma arriva il principe di turno e mi chiede i decori a lista, perché io sono il più bravo realizzatore di quel tipo di manufatto, ma io come produttore non posso far altro che seguire le indicazioni del committente. Cioè, se il committente mi chiede una cosa, un'armatura lista, io gli faccio un'armatura lista, anche se sono abituato a fare le armature a rete. Cioè, è proprio forse da rivedere un po' le cose, perché forse non è l'armaiolo che decide la decorazione, ma è il committente che decide la decorazione, a mio avviso. Non a caso ci sono dei documenti di pezzi di armi che arrivano dalle Fiandre a Milano e si chiede: fatemi il corsaletto con questa decorazione, perché su in Fiandre va di moda questa decorazione. E allora quell'oggetto è un oggetto milanese o un oggetto delle Fiandre? No, è un oggetto milanese fatto alla moda fiamminga, come si fanno, l'abbiamo visto anche a Milano, le armature alla francese, le armature alla tedesca. Se l'imperatore quello vuole, io quello faccio. Un po' banale come discorso, però credo che sia abbastanza realistico. No, microfono, perché io sono anche sordo da un orecchio, quindi faccio una fatica pazzesca. Stavo dicendo che un'idea che mi è sempre balenata nella mente
è dal punto di vista delle analisi metallurgiche che si possono diciamo eseguire su questi pezzi, ovviamente dove è possibile prelevare campioni o dove è possibile fare l'analisi, si potrebbe lavorare con una metodologia simile a quella che si utilizza per la datazione dei legni antichi, cioè come ci sono le banche dati per la dendrocronologia, che quindi dove ci sono queste gigantesche biblioteche dove sono schedati tutti gli alberi con gli anelli di accrescimento per poi andare a datare i manufatti, si potrebbe con le inclusioni e facendo ovviamente una campionatura molto molto ampia che permetta di avere uno spettro enorme di analisi. Adesso sto parlando in tecnocratese, scusatemi, ma la cosa mi prende abbastanza. Si potrebbe attraverso questo metodo, che dovrebbe però essere un lavoro veramente di un team enorme di esperti che da tutto il mondo che fanno questo genere di analisi, qui abbiamo diversi professori di archeometallurgia e metallurgia, compreso Alla Williams, il dottor Riccadonna, il professor Roberti, queste persone che hanno fatto questo studio si scambiassero i dati e procedessero con una metodologia ovviamente unificata per poter poi diciamo datare gli acciai o quantomeno darne la provenienza degli acciai utilizzati per realizzare queste armi, perché ricordiamoci sempre che al di là della moda, dello stile, della datazione, alla fine queste sono armi realizzate in acciaio, oro, sono forgiate, hanno una tecnica dietro che è prettamente artigianale prima che artistica. Sono pienamente d'accordo, ha già detto tutto lei. No, sono assolutamente d'accordo. Bisognerebbe, come diceva Merlo prima, fare dei lavori d'équipe, inevitabilmente. Le armature sono oggetti troppo complessi per essere visti solo da un punto di vista. E forse quello che è stato un po' la pecca, se vogliamo, e credo, temo di farmi odiare un po' da alcuni, la pecca della storia delle armature è stata quella di vedere questi oggetti quasi ed esclusivamente dal punto di vista stilistico. Cioè è stata lasciata in mano molto spesso, io gli voglio molto bene, agli storici dell'arte, ma agli storici dell'arte, che l'hanno vista come guardare un quadro, è diverso. È diverso perché l'armatura è un oggetto d'uso, deve essere funzionale, deve essere fatto in un determinato modo e soprattutto questa cosa poi ci va la parte decorata e la parte esornativa ed estetica, ma fondamentalmente è un oggetto funzionale. Magari poi perde anche le sue valenze funzionali perché diventa un oggetto da pompa, ma originariamente è un oggetto funzionale. Ed è un oggetto fatto, realmente creato, quindi non è semplicemente una pittura o scolpire nel marmo, è un insieme di cose che hanno tante valenze, valenze funzionali, valenze decorative, valenze anche di status symbol, quindi è un oggetto di grande complessità, non può essere visto da un'unica persona. Aggiungerei inoltre che è da tenere da conto anche del fatto che l'apparato decorativo potrebbe non essere stato creato nella stessa bottega dove invece è stato creato l'oggetto. Di conseguenza è un'ulteriore differenza che è da tenere da conto in questo genere di analisi. Più che altro è anche, non so, comprendendo da dove provenga il metallo che è stato utilizzato, qual è stata la bottega che ha realizzato poi l'oggetto, questo oggetto può avere viaggiato miglia e miglia ed essere stato decorato in tutt'altro luogo da tutt'altra persona. Quindi in questo genere di attribuzioni bisogna tenere da conto anche di questo. Quindi un'armatura che può avere una decorazione fatta a Brescia potrebbe essere comunque essere stato prodotto in Germania. Oltre al discorso che si faceva prima. Esatto, quindi, oltre a quel discorso. Prendiamo in tutta l'Europa. Quindi è molto complessa sicuramente la tematica. Ci sono altre domande? Se potete passare il microfono a Lady. Grazie. No, due cose semplicemente, o non tanto semplicemente in realtà. Una riguarda il fatto di quello che tu dicevi
insomma, sarebbe necessario buttare un occhio sulla produzione spagnola, e immagino tu intendessi sulla produzione della bottega milanese trapiantata in Spagna a Egui nel 1594-92, me lo sono segnato, 95, anno in cui un'intera bottega, 12 persone, viene presa da Milano, in realtà non è una bottega preesistente, viene formata una brigata di bottega di 12 persone e trasportata, mandata a Egui per produrre armi all'italiana, alla milanese, in Spagna. Io non so nulla di produzione spagnola autoctona di armature, proprio nulla di nulla, ma il fatto che venga trasportata una bottega milanese, come era stato fatto per Firenze, per esempio, come verrà fatto per Mantova, e così, vuol dire che evidentemente c'era ancora fine del Cinquecento, una certa domanda. Sono stati riconosciuti alcuni pezzi usciti da questa bottega e si hanno un'aria così, come posso dire, di famiglia milanese. Uno dei capi plausibili, uno dei capi bottega, era un Piatti, cioè un maestro da Corsaletti, viene nel contratto steso con lo Stato di Milano, viene definito maestro da Corsaletti e suo figlio aiuto da Corsaletti. Siccome normalmente il capo della bottega o era il maestro da Celato, da Morioni, o il maestro da Corsaletti, è plausibile che Piatti fosse lui o un capo bottega. E quindi lì bisognerebbe vedere appunto che cosa è di tutta questa produzione e di come influenza poi anche in andata e in ritorno naturalmente la produzione anche milanese nel corso del Seicento. Questa è una cosa. La seconda cosa, io non sono tanto d'accordo sul fatto che un'armatura possa essere prodotta in Germania e poi decorata in Italia. Questo mi pare veramente, veramente strano. È invece assolutamente assodato il fatto che gli armorari milanesi, ma anche armorari di altre poste, erano in grado perfettamente di costruire un'armatura alla tedesca, alla francese, alla fiamminga, secondo i desiderata del committente. Questo è normale, che nel 400 a Milano i missaglia facevano... Il discorso della Germania era probabilmente più legato al materiale, cioè il ferro che arriva dalla Germania... Ah sì, certo, ferro grezzo, piastre grezze potevano poi essere certamente importate, per cui voglio dire... Allora a questo punto il saggio sul materiale non determina necessariamente... No, infatti, bisogna mettere insieme tante cose, non è certo la pedina che ci risolve certo. Il problema. Certo. Un'altra cosa da dire è che, almeno per quel che riguarda Milano, ma a quel che mi consta anche per il resto, non si sa nulla dei decoratori, quasi nulla, perché è stata fatta ricerca sugli armaioli in generale, ma in realtà sui fabbricanti delle piastre, diciamo, ma sui decoratori, sugli aggeminatori e sugli incisori anche, c'è poco e niente. Cioè. Per cui si riconoscono probabilmente alcune mani, ma soltanto perché abbinate a oggetti a loro volta attribuiti a uno sbalzatore o comunque un armaiolo vero e proprio. Anche perché poi la gemina in realtà era una derivazione dall'arte degli spadai, perché i primi aggeminatori in realtà sono spadai che poi si mettono a servizio degli armaioli, per cui anche questo è tutto da vedere, cioè, quando le cose un po' si staccano, non si staccano, quando gli aggeminatori diventano odoratori, diventano aggeminatori odoratori tout court, o quando rimangono spadai e poi vengono loro affidate delle altre decorazioni da parte degli armaioli, anche questo è abbastanza misterioso. In generale, per cui uno studio delle decorazioni, diciamo estrapolato dall'armatura, inteso come stile proprio di decorazione, di doratura, eccetera, è assolutamente ancora tutto da fare. Il riconoscimento delle mani. Sì. Basta pensare a tutti quegli elementi decorativi da incisione che poi vengono, restano di moda anche per anni. Banale la cosa del nodo leonardesco, quello è preso, ripreso, ripescato per più di 50 anni, quindi è un discorso, quello sulle incisioni, secondo me molto importante, che andrebbe capito, anche perché non è escluso che gli stessi disegnatori dei cartoni fossero
poi i disegnatori delle incisioni su carta, insomma, quindi un qualche contatto probabilmente, cioè, bisogna fare un lavoro come quello che hai fatto sullo sbalzo, devi farlo su... Si attendono volontari. Devi farlo sugli incisori. Sì, ciao. E ti tocca. Ciao. mi spiace, ma quando uno sa, deve fare. Comunque, per quanto riguarda il discorso produzione in un luogo, decorazione in un'altra, attualmente sto venendo studiato una bottega di un decoratore fiorentino, il quale dal suo inventario di bottega, come si avrà modo di vedere al momento della pubblicazione di questo studio, acquista oggetti in varie aree geografiche e poi lui stesso attua le operazioni di decorazione chieste dalle committenze. Quindi il dato è certo. Ma oggetti di che tipo? Spade e armature. Periodo? Metà del 500. È perché a Firenze non c'erano armaioli praticamente. Per cui per forza, se volevano farsi delle armature locali e non comprarle fuori, dovevano... Ma lì si sta parlando semplicemente della decorazione. Posso dire anche che anche il secolo precedente c'erano corazzai che erano specializzati semplicemente nella decorazione, e si differenziano proprio definendosi loro stessi orefici dell'arte dei corazzai e si occupano solo della decorazione. Quindi, quello dico, l'oggetto fisico era prodotto da un'altra persona, mentre la decorazione era demandata ad un altro produttore, maestro anch'esso, esterno alla bottega, che si occupava solo di quello. Sì, ma questo accade anche a Milano, è abbastanza normale. Okay. Cioè, soltanto le botteghe veramente grandi hanno al proprio interno i doratori, sia a caldo sia a freddo. Sì, le botteghe più piccole non ce l'hanno, perché è una specializzazione totalmente diversa. Sì, proprio. La specializzazione sì, però gli oggetti provengono probabilmente da aree geografiche totalmente differenti, Perché evidentemente una produzione interna non c'era, per cui per forza. Diciamo che in questi casi il discorso può essere derivante anche da una committenza che richiede un oggetto specifico, propriamente anche per caratteristiche fisiche ritenute superiori, derivanti dalla produzione di un determinato luogo, e poi invece apprezzava maggiormente una decorazione effettuata in un altro. Quindi. Senza dubbio, per Milano, per esempio, adesso io vado a memoria, ma per esempio mi ricordo che c'è un contratto di un'intera guarnitura, forse una piccola guarnitura, fabbricata certamente a Milano, e nel contratto si dice specificamente che la decorazione deve essere fatta da questo doratore geminatore che sta a Milano, ma è fiammingo. Mm-hmm. E la cosa deve essere fatta in un certo modo con la mostra, l'esempio, diciamo, che era stato dato di come deve essere fatta la decorazione, e non in altro modo, proprio in quello, con quello stile, e ci sarà poi un giudice finale che vedrà se la cosa in realtà è stata condotta esattamente come doveva essere condotta, eccetera, eccetera, eccetera. Perché evidentemente chi richiede questa piccola guarnitura sa esattamente che cosa vuole, e vuole quello stile, e si sceglie un maestro fiammingo che sta a Milano, che è una cosa rarissima, e credo che sia l'unico assolutamente attestato per anni e anni e anni. Per cui è delizioso. Siamo concordi allora. Bene. Certamente. E questo maestro fiammingo sta a Milano per 50 anni, più di 50 anni, e fa strumenti scientifici, per esempio, anche fa decorazioni, è una via di mezzo tra un decoratore, un maestro di lima, un meccanico, cose del genere, insomma fa cose del genere. Evidentemente però è anche un ottimo decoratore, geminatore, adesso non mi ricordo più se è a Gemina o è a Caldo, ma insomma comunque sì, si può vedere, e però lui viene richiesto, esatto. Esattamente lui, per fare quel tipo di lavoro. Ok, ci sono altri appunti, altre domande anche per gli altri relatori? Allora, il microfono può passare davanti, seconda fila. Volevo solo dire che se vi serve un bravo incisore, io uno lo conosco, basta. Grazie. Altre domande? Lei è in piedi, allora... Bene. Io stavo pensando a una cosa.
riferendomi a... mi ha decisamente affascinato il discorso di Troso sul dardo, e penso che sia questa possibilità di rivederlo su molte immagini anche diverse tra loro, il fatto che probabilmente è un'arma potente, potente che va lontano, perché ha l'impennaggio, perché è tirata anche in un modo diverso dal giavellotto, quindi probabilmente la chiave di lettura, per forse leggerli tutti insieme, potrebbe essere questa potenza, quindi la potenza dell'imperatore, la potenza della morte, la potenza del cavaliere che uccide il drago, quindi inteso come oggetto di potenza. Una valenza simbolica. Sì, quindi, una valenza, sì, assolutamente, sì, è assolutamente una valenza esattamente simbolica. Ci sono altre domande? Io devo portare il microfono perché... No. Hai qualche domanda tu allora? Qualcuno vuole il microfono? Ah, c'è la mano. Se... L'altro. Ecco, arrivo. La nuova Valletta. Grazie. Dunque, una domanda per il dottor Alevi. È stata esplorata la possibilità di ritrovare in profondità nel metallo il simbolo delle tre torri corroso dall'acido nel petto che ha citato? No, non sono state fatte nessun tipo di ricerca e esame. Il pezzo è veramente conciato in maniera assolutamente irrecuperabile. Quindi anche in profondità nel metallo non si pensa che sia rimasto niente come traccia della compressione? No. Sono rimaste alcune piccole tracce di decorazione. Il petto è assolutamente il petto collegato alla schiena. Ma è talmente disastrato che non si nota quasi niente, se non alcune girali qua e là, e purtroppo la cosa più interessante è che sarebbe la parte centrale del petto sotto lo scollo è la parte forse più danneggiata di tutte, quindi è assolutamente illeggibile tutto, ma il pezzo fa parte di quel corsaletto, tant'è che nell'Ottocento si descrive un corsaletto con petto, schiena, e la schiena e i bracciali sono decorati, ma non si parla del petto decorato, quindi vuol dire che il danno era già stato fatto. E tant'è che poi più avanti si parla solo di schiena, il petto non viene neanche considerato, quindi vuol dire che hanno voluto in qualche modo mettere una pietra sopra un disastro totale, ma fatto probabilmente veramente in epoca antica, nell'Ottocento, quando ci hanno provato e gli è andata male. No, ma io mi riferivo non a ricerca visiva, ma a ricerca con particolare strumentazione. No, non è stata fatta nessuna ricerca. E qualcuno dal punto di vista tecnico può dirci se è possibile? Alberto Ricadona, io ho fatto a Londra, quando ho dato la tesi per le scienze forensi, la tesi sul recupero delle matricole a brase, individuando una decina di metodi diversi, chimici, termici, termochimici, elettromagnetici. Io sento malissimo, ho proprio un po' di difficoltà. Va meglio così? Sì. Allora, dicevo, la tesi che ho dato per la mia laurea in scienze forensi è stata proprio sul recupero delle matricole a brase, che riguardava il fatto di poter recuperare con diversi metodi chimici, termici, elettromagnetici, o raggi X o analisi differenziale dell'isteresi magnetica, l'imprinting che è stato fatto sullo spostamento del metallo dovuto al punto natura, e in tantissimi casi, ove non sia stato già in precedenza
operato una come si dice, un riscaldamento del materiale atto a rilasciare le tensioni indotte dalla compressione, si riesce, anche se non si legge più niente, a diversificare in maniera elettronica il punto in cui erano incisi i punzoni, eccetera, purché ci sia una sufficiente differenza di tensione del metallo, di tensione cristallina, nelle zone non compresse e nelle zone compresse. È logico che se, ad esempio, l'incisione era stata fatta con il sistema bensì dello scalpello che asportava il materiale, non sono rimaste delle tensioni indotte sufficienti, però... Non so, il marchio di un missaglia che è stato... Si potrebbe tentare. Non è un metodo difficile. È veramente liscio, non si vede proprio. Però strumenti del genere sono in uso presso il RIS dei carabinieri o presso le polizie scientifiche, che proprio sono fatti apposta per recuperare le matricole delle armi che sono state abrase per scopi delittuosi. Si può vedere, certo. Io però non sono il direttore del Castello Sforzesco, quindi queste cose non dipendono da me. Se dipendessero da me si potrebbero fare molte cose. Io sono solo un consulente, quindi posso portare questa cosa. Sì, assolutamente. Qualcun altro, altre domande? Se non ci sono altre domande o appunti, chiuderei la giornata e rimanderei l'appuntamento a domani mattina per l'ultima giornata della conferenza. Quindi, buona serata a tutti. Grazie. Faccio, esattamente, o mi sono sbagliato.